del magistrato Emilio Amelio, che è quello famosissimo che ha fatto anche il processo per l'Italicus, per l'Italia, cioè uno che si è occupato di processi importanti. Ho detto, meno male, finalmente qualcuno che insomma, si prende la briga. Invece poi l'anno scorso, no, 2016, ci ascoltano, gli abbiamo portato altre 300 pagine di documenti, ci ascoltano come persone informate dei fatti e ci dicono grazie tante, le faremo sapere. Nel 2016, poi un paio di anni dopo, arriva il decreto d'archiviazione. Noi, incazzati neri, andiamo a Piazzale Clodio a vedere le motivazioni dell'archiviazione, che dopo leggo. Facciamo una piccola premessa, l'avvocato Marchetti, che è un esperto della lotta. Ah, bene, 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 eccolo qua. Scusate il ritardo, però. Meno tardi che mai. Insomma, niente, fatto sta che ultimamente, più o meno 7-8 mesi fa, ci è arrivato il decreto di archiviazione definitivo da parte del procuratore generale. Allora, vi leggo. Ah, non è questo, aspetta, non è questo. Vabbè, comunque di la voce. No, vabbè, un attimo. Il fatto che ci siamo spostati. Allora, sì. Un attimo che cerco di vedere se c'è tutto. Allora, facciamo opposizione dicendo il pubblico ministero ha formulato nel presente procedimento richiesta di archiviazione. Ah, tenete presente che le denunce erano contro i vari presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono avvicendati nel corso degli anni, il Consiglio dei Ministri per intero, Presidenti della Repubblica che si sono avvicendati, Presidenti della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, eccetera. Cioè, questo per dire, allora, il pubblico ministero ha formulato nel presente procedimento richiesta di archiviazione nei confronti degli indagati sulla base della seguente motivazione, ignoti. La sentite qua è ignota, vabbè, per Amelio è ignota. Tale conclusione, così come motivata, appare censurabile sia per ciò che attiene alle questioni processuali sia per quelle di merito. È semplicemente insostenibile e contro ogni benché minima possibilità di argomentazione affermare che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Presidente della Camera e del Senato, Attilio Befera, dirigente generale del Ministero delle Finanze, direttore centrale della discussione del Dipartimento generale, risultino sconosciuti per ignoti dottore Erminio Amelio. Appare lampante che il dottor Amelio non ha nemmeno letto gli atti del procedimento, quindi occorre che prima di archiviarlo qualcuno si assuma quantomeno l'onere di leggerli. Chiediamo perciò, questo al procuratore, lo stiamo scrivendo al procuratore, a brutto muso, perciò la prosecuzione delle indagini preliminari che si indaghi sul comportamento tenuto dagli autori dei fatti contestati. Alla luce degli ulteriori indagini emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell'accaduto che già al momento comunque è sufficientemente indicativo della penale responsabilità degli indagati. Sta di fatto, da quello che possiamo supporre, che la Procura ha svolto indagini del tutto parziali essendosi limitata ad ascoltare me, Orazio Cariani e il dottor Giorgio Vitali in qualità di persone informate dei fatti, evidentemente non tenendo in alcun conto quanto da noi dichiarato. Nel caso di specie chiediamo la necessaria prosecuzione delle indagini preliminari per il compimento di un'indagine supplettiva e ciò perché i fatti descritti e denunciati sono di una gravità e di una dimensione criminale di primissimo piano del contesto nazionale e internazionale destinate a ripercussioni pesantissime ed inimmaginabili per la presente e le future generazioni, ciò nonostante il dottor Amelio ha ritenuto di non procedere.
Sarà nostro obbligo perciò segnalare il comportamento al Consiglio Consultivo della Magistratura e all'Associazione Nazionale Magistrati. L'indagine suppletiva dovrebbe orientarsi verso l'audizione di testimoni ed autori dei fatti ripetutamente citati dalle nostre innumerevoli querele, che potranno riferire sui fatti e sulle responsabilità di vario ordine e grado di ciascuno dei vari personaggi citati dalle seguenti ulteriori attività di indagine, quale l'acquisizione di documenti interni alle amministrazioni dello Stato a noi indisponibili, nonché l'espletamento di adeguate perizie. Per quanto sovraesposto, ritiene che il giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando il pubblico ministero le ulteriori indagini da eseguire ed il termine per il compimento di esse. In particolare si chiede al pubblico ministero venga indicato lo svolgere una investigazione suppletiva anche attraverso l'interrogatorio dei personaggi politici e amministrativi elencati a fronte delle singole querele in relazione ai fatti dedotti e descritti eccetera. Troppo lungo, e andiamo a cosa ci dice. Aspettate che è troppo bello. Allora, questa è la Guardia di Finanza che scrive al procuratore, con delega eccetera, l'indagine si è chiesto di escutere le parti, acquisire documentazione eccetera. Contenuto della querela. In sintesi, il contenuto della querela, in modo generico quanto all'individuazione di episodi e circostanze da accertare, verte su illegittime nomine di dirigenti effettuate sia delle entrate e di Equitalia realizzate con criteri intuito, persone, eccetera. Insomma, troppo cosa lungo. Ultranota, cioè che chi dovrebbe sapere le sa. Sa perfettamente, sono state un'infinità di sentenze. Sono stati 867 direttori generali, anche grazie alle nostre denunce, che sono stati dimessi da autorità perché non erano titolari di titoli sufficienti per gestire il ruolo di capo ufficio e di firmare i verbali delle cartelle esattoriali. Per cui due terzi delle cartelle esattoriali erano e sono nulle. Però dopo che noi abbiamo avuto ragione, che cosa è successo? Che il caro governo di Renzi è andato, ha fatto una leggina e praticamente ha detto che comunque, anche se erano illegittimi, le cartelle esattoriali sono vere. Allucinante. Non venissero a dire è allucinante, è fuori da qualunque logica, coerenza del diritto. A dire me. Una cosa folle. Eppure, cioè io a parte che non ho mai pagato la nera di tasse in vita mia per motivi male. Di esperienze personali che non sto a dire troppo lungo, ma comunque pagare le tasse è un sacrosanto dovere se sussistono le motivazioni, non che io do i soldi alla mafia, perché oggi come Presidente della Repubblica abbiamo un capo... Notorio figlio di mafioso, se no non potrebbe essere diversamente. Questo per dire, no, in che mani siamo. Comunque, a prescindere da quello, qua c'è la relata del tenente. No, non era il tenente. Il tenente c'è il più basso, il maresciallo ci dava ragione e il colonnello era il tenente. Ah, vabbè, d'accordo. Era il tenente, non era il maresciallo. L'hanno trasferito quel tenente. Vabbè, lo puoi riassumere con due parole, insomma. Quel tenente andò a finire a fanteria. Loro ci davano, no. Il colonnello ha detto no, poverini, non lo sapevo. Aspetta, era zitto. C'è scritto tutto. Figli e mamma, tutti figli e mamma. Conclusione. Da quanto sopra rassegnato, sebbene le discussioni testimoniali non abbiano fatto emergere individuali e circostanze condotte, tuttavia l'esito complessivo degli approfondimenti sulle controversie giudiziarie in atto, correlate al costante e pluriennale ricorso alla contrattualizzazione di funzionari per incarichi dirigenziali, evidenzia, salvo diverso avviso della signoria vostra, perché questo è diretto al colonnello, casi di abuso d'ufficio, poiché tale gestione ha di fatto determinato a) la grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche e alle selezioni del personale e allo svolgimento dei rapporti, violazione dell'articolo 12, 19, 52 del decreto legislativo 165 del 2001 espresso eccetera, e poi un danno ingiusto all'andamento dell'ente stesso per sostanziale subqualificazione dell'incarico causata proprio dal protratto impegno quale dirigente di personale non avente qualifica adeguata.
Questo ha comportato un danno enorme, allora, per tra lascio altre cose, perché c'è stata un'infinità di ricorsi e di annullamenti dei processi. Allora, aspettate, è stato sanato alla fine. Hanno sanato il modo di dire, tutte le sentenze che annullavano le cartelle sono rimaste come tali e la gente non ha pagato, giustamente. Allora, ecco, a fine di individuare eventuali responsabilità sull'ipotesi sub 5 ed attesa l'esigenza di accertare la condotta dei firmatari dei contratti di incarichi eccetera e approfondire eccetera la consolidata adozione eccetera eccetera, valuti la signora Cosa di emettere apposito ordine di esibizione nei confronti del Tribunale Regionale del Lazio finalizzato all'acquisizione di copia conforme degli atti eccetera, quanto sopra la signora eccetera, eccetera. Militari operanti, aspetta un attimo, dove sta? Oh cavolo, l'ho perso? Vabbè, in sostanza il colonnello dice nella sua relazione al magistrato praticamente dice che è prassi e quindi non dice che è prassi, dice poverini loro non lo sapevano. Non lo sapevano, ah è vero, non lo sapevano. Loro erano convinti di agire in bene, perfetta sì, lealtà alle leggi. Dei funzionari dello Stato che adibiti a tartassare il cittadino, capito? Non avendone il diritto, ma poi la storia è molto lunga perché noi siamo andati anche a un'assemblea. Hanno fatto la leggina, sì, hanno fatto la leggina. Non conta niente. Se tu non sei legittimato perché non hai fatto il concorso esterno, perché non hai i titoli, la leggina può fare quello che vuole. Capito? Ma lei ad esempio il medico lo sa perfettamente che un medico per bravo che sia, per bravo che vengono a scoprire che non è laureato, ti saluto mascherina, vai a dire che però è un bravo chirurgo. Deve avere l'abilitazione. Appunto. Allora, domande? No, io volevo fare una conclusione banalissima e la chiudiamo qui. Allora, due parole per dire cosa succede in Italia, perché spesso noi non diciamo mai l'origine di certe cose. In Italia noi abbiamo avuto fino a poco tempo fa due monopoli. Uno era il monopolio dei tabacchi e l'altro è stato il monopolio del chinino. Dopodiché uno dice che brava anche l'Italia che ha fatto questi due monopoli, eccetera, eccetera. In realtà non è vero, perché i due monopoli sono stati fatti esclusivamente per portare via i monopoli a chi li gestiva prima, che erano i gesuiti. Ecco perché in Italia ci sono stati questi due monopoli, perché erano tutti e due gestiti dai gesuiti, capito? Ecco. Non è per scelta e decisione di governi interessati, è vero, a migliorare le condizioni degli italiani, assolutamente no, semplicemente per portarli via i gesuiti. Hanno fatto bene, però se non ci fosse stato il precedente a nessuno sarebbe venuto in mente di monopolizzare questi due grandi beni. Direi che come conclusione è questa, poi leggeremo un'altra volta quello che volevo leggere relativamente al cambiamento di paradigma che è in corso. Vai! Posso chiudere? Vai! Grazie. Pronto, signori. Chi è? Grazie. No, l'unica cosa che mi piace che ci avete ricordato